Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme tre tecniche per mixare musica techno. Bentornati a tutti sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con una sorta di secondo episodio di una miniserie che ho iniziato su tre tecniche per mixare un determinato genere. E questo è il secondo episodio perché nel primo episodio abbiamo visto come mixare hip hop e musica commerciale. In questo secondo episodio invece ci concentriamo su musica techno o melodic techno e vediamo anche che attrezzatura è consigliata per appunto mixare questo stile di musica. Per chi non mi conosce, sono Federico, sono un DJ e uno youtuber. Qui sul mio canale parlo di queste cose, parlo di DJ, produzione musicale, quindi se vuoi altri tutorial come questi ti consiglio di iscriverti qui sotto. E mi raccomando, se il video ti piace, innanzitutto lascia magari un mi piace per supportare il video e scrivi qui sotto in un commento cosa vorresti vedere nel prossimo video, che genere musicale o se hai qualche altra idea per qualche altro video che ti piacerebbe vedere. Detto questo, possiamo partire subito. Prima di tutto, che setup utilizzare per mixare musica techno? Allora, per mixare musica techno, in realtà non abbiamo bisogno di chissà che setup particolare, come invece ad esempio nella musica hip hop è consigliabile avere delle jog motorizzate e altre cose ancora. Nella musica techno abbiamo meno prerequisiti. Sicuramente è fondamentale avere un buon mixer. Perché? Perché è molto importante l'equalizzazione, quindi sicuramente questo ci aiuta. Ad esempio, infatti, è molto comune trovare dei mixer di Allenit, appunto perché nella sezione dell'equalizzazione sono ritenuti da moltissimi superiori ai mixer Pioneer, quindi vengono utilizzati appunto ad esempio Xon 92 e Xon 96 di Allenit, DB4 e altri mixer ancora. Ultimamente, per i pochi che hanno l'onore di averlo, si trova anche il DJM V10 di Pioneer, che ha rivoluzionato un po' anche questo settore, che appunto apparteneva abbastanza ad Allenit, però è difficile da trovare purtroppo per la scarsità, insomma, la reperibilità del materiale. Dal punto di vista dei deck invece abbiamo bisogno di pochissime funzioni per musica techno, Hot Cue ad esempio non sono neanche quelli fondamentali. È magari utile avere delle funzioni di loop, quello sì, e per il resto basta, play, cue e siamo a posto, e ovviamente pitch fader. Dal punto di vista dei software, il software più comune per la musica techno è sicuramente Traktor, viene utilizzato da moltissimi DJ nelle proprie serate, magari utilizzando comunque dei deck e un mixer, quindi non un controller, ma collegando tutto quanto a Traktor, magari con un X1 o un F1, per utilizzare gli effetti e le funzioni di loop su Traktor, quindi sicuramente molto comune come software. Cosa utilizziamo noi oggi? Utilizziamo la mia nuova console che vi ho già fatto vedere in qualche video precedente, ovvero i ReLoop RP4000 Mark II, quindi dei piatti collegati in DVS con Rekordbox, per facilitare insomma la lezione, che potete vedere anche il mio schermo, e il mixer è un DJM 750 Mark II di Pioneer. Voi ovviamente potete utilizzare qualsiasi console per provare, insomma, a mixare musica techno. Io vi ho spiegato a livello professionale solitamente cosa si usa per questo genere. Passiamo ora invece alle tecniche. Allora, io vi dico subito che queste tre tecniche che vi spiegherò saranno soltanto degli accenni, ma se volete imparare altre tecniche di questo tipo e non, potete andare su 128academy.com, che c'è il mio videocorso dove vi spiego tantissime altre tecniche, oltre a quelle che vediamo oggi, oltre anche a una parte per principianti se non sapete mixare ancora bene. Quindi, se questo video vi piace, valutate seriamente di andare a vedere 128academy.com, perché là troverete molto molto di più. Detto questo, primo consiglio. Il primo consiglio è quello di gestire i volumi, le entrate e le uscite delle tracce lentamente, ovvero nella musica commerciale hip hop abbiamo visto insieme che ad esempio si utilizza tanto il crossfader per fare il passaggio da una traccia all'altra in questo modo qua, ok? Oppure comunque si aprono i fader proprio con questa velocità qua anche nella musica commerciale. Nella musica EDM magari la velocità con cui si fa entrare una traccia è questa qua e l'altra che esce. Nella musica techno invece non funziona assolutamente così. Nell'80% delle volte che andrete a fare un cambio, la canzone dovrà entrare molto molto lentamente, quindi dovete fare un gioco di fader veramente lento. Ovviamente poi dipende dalla situazione, però generalmente bisogna far entrare le tracce lentamente e si fanno uscire altrettanto lentamente. Per farvi capire questo concetto, Pioneer ha creato DJM V10 LF. È un mixer che non presenta il crossfader, perché nella musica techno non si utilizza il crossfader minimamente, e
i fader hanno una corsa più lunga, appunto per fare un lavoro più chirurgico. Quindi mi raccomando, quando fate entrare le tracce le fate entrare lentamente. Adesso proviamo un attimo un piccolo cambio. Quindi fare entrare le canzoni lentamente, gestendo il volume molto molto bene, non bisogna creare, diciamo, un cambio troppo netto tra una traccia e l'altra. Poi ripeto, dipende dalla situazione, però mi raccomando, specialmente quando siete in entrata nelle tracce, tendete magari ad alzare troppo velocemente perché volete farle entrare voi velocemente. E invece no, nella musica techno solitamente l'entrata almeno non deve essere così evidente. Secondo consiglio è sull'equalizzazione. Nella musica techno c'è bisogno di un'equalizzazione chirurgica. Perché dico questo? Perché la musica techno appunto si fa entrare lentamente, quindi ci sarà per molto tempo più di una traccia contemporaneamente che suona, e pertanto per evitare un casino con le frequenze bisogna andare ad equalizzare molto bene. All'inizio che vi ho detto che solitamente si utilizza mixer all'init o ultimamente DJM V10, non è una scelta casuale la scelta di all'init con Ixon, ma è una scelta specialmente per i filtri e per l'equalizzazione. Perché per l'equalizzazione? Perché questa è un'equalizzazione a tre bande, come potete vedere. Abbiamo bassi, medi, alti. Mentre nei mixer Xone 92-96 abbiamo un'equalizzazione a quattro bande, quindi abbiamo bassi, medi alti e alti. Pertanto abbiamo una precisione maggiore quando andiamo a chiudere o aprire le frequenze. Quindi non c'è tanto da farvi sentire qua, semplicemente gestite bene l'equalizzazione. Ascoltate bene quando fate entrare una canzone di non far entrare troppi elementi contemporaneamente, e quando volete andare ad aggiungerli ricordatevi di toglierli dall'altra parte. Terzo consiglio è quello di gestire bene i BPM in primis e in secondo luogo la chiave armonica, la tonalità. Perché? Primo punto, perché i BPM, vi dico di gestirli bene, intendo che fate suonare, come vi ho detto prima, più tracce contemporaneamente per molto tempo. E ora, in base alle tracce che avete, se sono delle tracce vecchie, come sono state registrate, eccetera, e in base anche al supporto su cui le state riproducendo, potreste avere dei problemi nei BPM, potrebbero variare, esserci piccole variazioni, e quindi se all'inizio le canzoni sono a tempo per 10-15 secondi, se magari le fate suonare per un minuto contemporaneamente, allora dopo un minuto anche quel decimo di BPM inizia a fare la differenza, dopo appunto un minuto. Vi faccio un esempio a volume abbassato per farvi capire. Se guardate ad esempio io con i miei piatti e guardate sul computer, vedete che i BPM non sono fissi, cioè passo tra i 126, 125, 8, 125, 9, 126 e 1. Perché? Perché sto utilizzando comunque dei piatti che hanno un motore di un certo tipo, il pitch fader è preciso ma fino a un certo punto, le tracce magari anche loro hanno i BPM che possono un po' cambiare, e quindi i BPM non sono costanti veramente tutta quanta la traccia.
Quindi, cosa devo fare io? Io devo mettere a tempo sicuramente all'inizio, ma poi, mentre sono in riproduzione contemporaneamente, devo assolutamente andare ad aggiustare velocizzando o rallentando la traccia magari entrante. La tonalità invece perché? Perché sicuramente anche qua, tenendo le canzoni tanto tempo assieme, se avete una melodia, degli accordi di una traccia e avete la bassline di un'altra, e dal punto di vista delle tonalità non c'entrano niente, allora questa cosa si sentirà molto, appunto perché suonano tanto tempo assieme. Se invece le tonalità sono compatibili dal punto di vista armonico, allora siete tranquilli che se anche suonano tanto tempo assieme andrete semplicemente a creare magari qualcosa di nuovo, di unico. Basta, per il video di oggi ho detto anche troppo, noi ci vediamo prossimamente qua sul canale con un altro video o per gli studenti di 128 Academy nella parte della scuola e basta. Il video di oggi è giunto a termine, qui da Federico è tutto.